3, 2, 1, dentro. E bella proprio YouTube, qui giunta, benvenuti in questo nuovissimo video della Beastcraft. Ok, si stanno ancora ricaricando i chunk e noi siamo adesso nella 1.11. Quindi off camera non ho fatto un cavolo perché volevo cambiare versione esattamente con voi. Quindi questa farm dovrebbe funzionare, a breve farò un tutorial anche su questa. Non ho gli FPS in alto a destra, quindi sono a 30 limitati perché li ho limitati dal programma. E quindi iniziamo subito. Ok, ecco qua i nostri cagnolini come avevate visto nello scorso video. Se non l'avete visto, qui in alto a destra vi apparirà la scheda. Allora, questo funziona, ho già fatto delle prove in creativa. Questa farm purtroppo non funziona più, infatti qua sono state sterminate più della metà le nostre povere bestie. Quindi io direi di prendere tutti gli item che ci sono là. E quindi sì, veramente tanti. Sì. Calcolate che mezzo stack sono parecchie. Nemmeno questa farm funziona ancora. Infatti non funziona il bug del pistone. Ok, allora ci serviranno parecchi materiali, tra cui ossidiana e scalapioli. Quindi queste le cerco off camera e dopo, cioè più che altro le crafto e le cerco off camera. E ci rivediamo quando ho pronto tutto. Ok, è passato più o meno mezz'ora e ho suonato un po' il pianoforte. Vecchi ricordi, vecchie passioni. Quindi andiamo a dormire perché si è già fatta notte. Ok, non puoi riposare, il letto è troppo distante. Bello, mi piace questa idea del sottotitolo e mi potrebbe far venire veramente in mente parecchi minigiochi. Eccoci qua, arrivati diciamo al portale, infatti questo è l'ingresso. Mi sono riscordato per esempio la sabbia e mi sono fermato a metà viaggio a prenderla. Infatti è una delle cose indispensabili per il funzionamento. Non ho neanche preso tanti blocchi, ma anche quelli penso di recuperarli in fase d'opera, e visto che ci siamo penso di utilizzare proprio l'endstone, che è una delle cose più comode. Quindi io adesso devo aspettare la notte, ecco un errore che ho fatto, non dovevo dormire. Infatti devo assolutamente dormire qua per risparmiare un po' di tempo, infatti ci ho impiegato più o meno 3-4 minuti per arrivare qua. E sì, forse si fa anche notte ora che trovo il portale, perché non mi sono mai segnato la zona dov'è, cioè sinceramente non mi sono mai interessato. Sono sempre andato a caso e ho sempre trovato il portale molto velocemente. Quindi vabbè, cerco il portale e ci rivediamo. Ok, a caso ho trovato il portale, dovrebbe essere esattamente là. Ok, prendiamo l'uovo di drago. Allora, decisione molto 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 seria. Distruggiamo o non distruggiamo il spawner di Silverfish? Io direi di distruggerlo, tanto ce ne sono parecchi nel mondo, cioè ce ne sono più o meno 200 in questa versione, e quindi tranquillamente possiamo prenderlo. Abbiamo quasi tutto pronto. Dobbiamo per prima cosa duplicare l'uovo di drago. Per chi non avesse già visto il video di Free dove l'ha fatto vedere, basta semplicemente non farsi uccidere dagli zombie. Ok, primo passo. Perché ce ne sono così tanti poi? Non c'è mica uno spawner di zombie. Va bene. Allora, prendo col mio piccone che ha Silk Touch in teoria. Prendo un po' di blocchi in modo da avere anche qualcosa con cui tappare la lava. Ci rivediamo subito. Ok, piazziamo un blocco in quella posizione corrente. Prendiamola dalla crafting table perché devo craftare una fence. In teoria dovrebbe essere relativamente semplice perché ho tutto il materiale e quindi ecco qua, a noi la fence. Ok, dal portale ci alziamo di 6 blocchi più o meno e il settimo è quello lassù. Vediamo se ci arrivo da qua senza entrare nell'end magari. No! Uno zombie mi ha buttato dentro! Ah, va bene con questi zombie. E non ho neanche dormito là, quindi mi devo rifare tutta la strada? No! Beh, visto che ci sono, ne approfitto per prendere un po' di ossidiana. Non dovrebbe far tanto male. Come? Ho scoperto adesso, in questo momento, che se si dorme con un letto in aria, molto probabilmente non viene riconosciuto. Almeno questa è la mia intuizione. Comunque mi sono fermato anche a farmare un po' di enderpearl, visto che avevo voglia. Ok, non faccio passare la notte questa volta perché proprio non ho voglia di aspettare ancora un po'. E quindi mi sono dimenticato anche alcune cose, quindi andiamo a prenderle subito, tra cui nametag, rotaie e minecart e quelle cose del genere che ci serviranno per un altro bug, ma comunque le prendo. Quindi questo episodio è completamente incentrato sui bug di Minecraft. Non vedo l'ora di avere la shulker box, ma questo probabilmente lo faremo nel prossimo episodio. Ok, ci servono rotaie e minecart e dopo devo partire, quindi ci rivediamo fra poco. Ok, test numero 2. Proviamo a buttare. Ah no, prima a dormire, che fortuna mi sono ricordato. Ok, qua. In teoria, cadendo dovrebbe andare sulla fence e poi andare nell'end. Andando nell'end uno viene droppato, l'altro no. Quindi, ricapitolando, viene portato nell'end perché è comunque una falling sand, ma allo stesso tempo andava così veloce che viene riconosciuto dalla fence come un oggetto già droppato.
E quindi adesso lo faccio ancora un paio di volte, forse anche di più, perché me ne servono più o meno 10-11 e dopo ci rivediamo. Ok, ho 5 uova di drago più quella nell'ender chest, quindi penso possano bastare. Quindi passiamo al secondo bug di oggi. Anche per questo ci servirà un uovo di drago, visto che comunque devo andare nell'ender, direi di già duplicarne un altro. Inoltre ci serviranno un paio di materiali che andrò a craftare subito. Perfetto, ecco qua duplicato un altro uovo. Molto semplicemente creare una farm di enderman veramente molto semplice e molto rapida nell'overworld. Ok, questo qua è un bug che c'è da un po' tutte le versioni, ma comunque ho deciso di metterlo in questa lista dei bug della 1.11. Ok, iniziamo per la prima parte della costruzione. Questo è un piccolo circuito di redstone che forse avete già visto da un video di Free Gaming proprio qualche giorno fa. Permette di rompere un qualsiasi blocco sottostante, tra cui anche la bedrock. Adesso vi spiego anche il motivo perché lo sto costruendo. Allora, gli enderman sono alti 3 e quindi, come vedete, se guardano al blocco 3 oppure vedono qualcosa al blocco 3 che li guarda, si arrabbiano. In questo caso utilizzeremo delle endermite. Per chi non lo sapesse, gli enderman e gli endermite non vanno molto d'accordo, sono molto territoriali e quindi, diciamo, quando vengono osservati da questi endermite si arrabbiano e vanno a cercare di colpirli. Quindi dobbiamo posizionarli a 3 blocchi di altezza. Come vedete, questo è il terzo blocco, quindi qua andrà un endermite. Iniziamo subito a costruire la macchina. Ci servono solo 2 sticky piston, io ne ho portati un po' di più perché dopo dovremo costruire di nuovo questa macchina in altre situazioni. Ci servono anche 3 repeater e quindi ci rivediamo subito. Io direi di utilizzare per il circuito un bel coso polisciato in modo da differenziarci un po'. Posizioniamo qua un blocco per aiutarci. Posizioniamo un pistone verso l'alto con sopra un altro blocco di questi e sopra un blocco di sabbia. Successivamente posizioniamo anche un pistone di fianco al blocco sopra l'altro pistone. Quindi, per capirci, sopra a questo blocco posizioniamo un altro stick piston verso l'alto con sopra un mattone. Posizioniamo 4 blocchi in questa posizione e uno leggermente rialzato, ma per fare ciò preferisco comunque farmi da scaletta e metterlo in questo modo qua. Dopo, quello sotto è superfluo, possiamo anche non metterlo. Posizioniamo 2 blocchi al corrispondente dei pistoni. Posizioniamo un blocco appena sopra il portale in questa posizione qua e un altro blocco di fianco a quell'altro che abbiamo precedentemente piazzato. Posizioniamo ora i 3 repeater, uno in questa posizione, un altro che rientra dentro nella sabbia e uno qua con ritardo 2 e un repeater anche in questa posizione qui. Quindi ricapitoliamo, repeater qua che si guardano, qua potete mettere anche un blocco, tanto la stessa cosa, qua un repeater a 2 e qua una leva che volendo sarebbe l'interruttore. Posizioniamo inoltre qua una torcia di redstone che si attiverà e successivamente la redstone dust, ovvero un pezzo qua che attiverà il clock, un pezzo qua e qua che faranno attivare questo clock solamente in certe condizioni. Adesso vi spiego. In poche parole, la sabbia è un'entità e quindi può lavorare solo nei chunk attivi. In questo caso, come vedete, la sabbia ritorna su molto velocemente e giù molto velocemente. In questo modo non fa passare l'energia. Però se noi ci allontaniamo, questa sabbia, il suo movimento rallenta. In questo modo, quando torna su, ci impiega leggermente di più e l'energia può passare a questo blocco e di conseguenza anche al pistone, che fa spostare questo blocco e non lo ritarrà. Infatti questo è un pistone normale. Quindi cosa abbiamo? Quando noi ci allontaniamo sufficientemente da far entrare questa zona in dei chunk scarichi, ovvero non sempre caricati, che funzionano solo per metà, questo pistone verrà mandato avanti e l'uovo cadrà. Ma siccome l'uovo ha questa caratteristica di avere un hitbox veramente molto strana, quando cadrà in un chunk, diciamo lento, scarico come vogliamo chiamarlo, sostituirà il blocco sottostante, in questo caso la bedrock, perché questo verrà spostato. Quindi posizioniamo la grafica al minimo e ci distanziamo di un bel po'. Purtroppo senza Optify non si può vedere dalla distanza proprio l'azione che avviene. Magari riesco a farvela vedere proprio con la coda dell'occhio. Ok, passiamo al prossimo step, che è uno dei più facili, quelli che si fa di solito quando si vuole fare la farm di Enderman, che ha fatto anche Surive. Quindi se volete vederla la metto qui in alto a destra, anche se praticamente è uguale a quella di Surreal Power, eccetera eccetera. Quindi facciamoci qua una piccola gabbia dove starci e coccolarci. Mettiamo sopra delle rail e attiviamole. Però visto che io proprio odio aver l'inventario pieno, direi di farmi una bella crafting table e piazzare tutto in una bella cassa, fino a qua
quando non abbiamo le shulker box. Ok, crafto un po' di trapdoor. Ok, e tiriamo qua dentro delle enderpearl fino a quando ci spawna. Ecco qua, l'endermite. Quindi la rinominiamo come endermite, se riesco a cliccarla. Endermite, no endermite, no no. Povera endermite. Ecco qua l'endermite, la rinomino e ci mettiamo il minecart. Quindi presa, andiamo fuori. E dovrebbe continuare fino a quando blocco questo affare. Perfetto. Quindi adesso possiamo rompere piano piano questo blocco e stare attenti che gli enderman non la vedano. Come non detto. No! Ok, intrappolata. L'unico problema è che quando l'ho fatto in creativa le varie volte ero senza enderman e quindi non avevo badato a questo problema. Quindi, dopo aver intrappolato l'endermite in quel punto, bisogna metterci in mezzo anche un pezzo di redstone. Ok, messo il pezzo di redstone, come vedete adesso non me lo fa più piazzare. Io vi consiglio di mettere qua sotto dei pezzi non distruggibili col piccone oppure comunque con l'attrezzo che state utilizzando, in modo da fare questo movimento e poter piazzare immediatamente il coso qui. Ok, ecco fatto la farm. Ovviamente manca la parte nell'overworld che vedremo in seguito, penso verso la fine del video. Quindi adesso, visto che ci sono già e ho già tutti i materiali pronti, mi faccio anche un piccolo fotoritocco, diciamo così, al portale del Void. Perché non fare una bella porta che ti porta così? Beh, sinceramente, attualmente anzi non lo faccio, magari lo farò in futuro, ovvero rompere dei blocchi sopra, o magari lo faccio off camera, tanto ormai la macchina l'avete già vista. Quindi ritorniamo di nuovo là nel nostro letto, nel portale dell'End, che dobbiamo passare a un altro piccolo progetto. Quindi ritorniamo subito. Ok, eccoci qui pronti per il terzo bug di oggi. Quindi iniziamo subito. Questo è leggermente più complesso e lo articolerò in due passaggi, ovvero due bug in uno. Attualmente tappo il portale dell'End perché non ci dobbiamo andare e creiamo ora un bel portale del Nether. Ovviamente con gli angoli, tanto noi ossidiana ne abbiamo nell'End quanta ne vogliamo. Lo accendiamo ed entriamo in questo portale che ci porterà ovviamente nel Nether. Ok, siamo arrivati anche in una zona abbastanza carina. Adesso bisogna andare sopra a questo portale, esattamente sopra se possibile, così almeno sarà molto più facile successivamente farlo. Però per ora rompiamo questo portale, tanto non ci servirà più e il Flint & Steel lo abbiamo comunque. Da notare che siamo proprio vicino ai nostri ponti, però vabbè. Ok, ora troviamo, qua sono salito, cerchiamo ora una zona molto molto alta del Nether, più o meno sul limite. Io devo andare a occhio perché non ho le coordinate del mondo. A casa insieme agli Enderman che scappano dalla pioggia. Sì, e vai proprio. Ok, comunque sono dovuto tornare a casa perché mi mancava veramente parecchia roba, tra cui legno. Ok, posizioniamo allora la scala come i tanti fail di una volta. Posizioniamo la rotaia, accendiamo l'alimentazione e guardando in questa direzione, saltando e puntando sempre in avanti, in teoria dovremmo riuscire ad andare sopra la bedrock. Avanti, spazio e shift mi pare. Sì, avanti, spazio e shift. Eccoci qua. Questo è il punto dove saliamo. L'unico problema è che non mi ricordo in che punto arriva il portale. Esattamente con la stessa tecnica che abbiamo utilizzato prima. Ok, visto che abbiamo già qua la macchina, direi di non distruggerla e di guardare la posizione corretta di questo. Quindi rispetto a qua bisogna allontanarci di 1, 2, 3, 4 blocchi e poi è in quella direzione là. Quindi per capirci, qua c'è la stone e qua ci sono i 4 pezzi del portale. Quindi il portale dovrà essere contenuto in questa zona qui. Cosa facciamo ora? Distruggiamo questa zona con le uova in modo da poter creare, diciamo, un solco dove mettere poi il portale. Quindi adesso lo faccio subito. Ok, primo strato fatto. Adesso basta solo rifare il secondo e faccio un altro blocco che non ho distrutto. Adesso basta fare solo l'ultima volta mettendo i blocchi qua in mezzo. Scusate se ho la render bassa, ma è necessario proprio per la funzionalità di questo bug. E per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, sostenete questa serie della Beastcraft. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Skip-a-da-pa-pa.